Il 14 giugno è la giornata mondiale del donatore e quindi anche la sezione Avis di Fano non vuol venir meno a questo importante appuntamento e festeggiare insieme a tutti i suoi donatori e a tutti i componenti del consiglio direttivo. Il 14 di giugno è la giornata del donatore anche per l'Avis di Fano. Un importante componente della sezione Avis di Fano è tutto il nucleo del consiglio direttivo. Sentiamone qualcuno di loro. Oggi è una giornata impegnativa, una doppia valenza, gioiosa ma impegnativa. Impegnativa, felicissimo, ho perso 10 kg, la maglia ormai mi sto disidratando, però vedo tanta gente contenta. L'importante è vedere veramente un attimo di aggregazione, serenità, festeggiando questa giornata in ricordo dell'Avis dei donatori. Speriamo di portare a termine tutti la serata nel migliore dei modi e di portare proprio i piatti a tutti senza farli rovesciare, perché qui comincia a essere calda la serata. I progetti dell'Avis sono tanti, tu ne segui uno in particolare? Ma io seguo il gruppo delle famiglie quando è possibile, cercando sempre di fare aggregazione appunto alle famiglie con i bambini. L'obiettivo mio di quest'anno è ripetere la Fanno innanzitutto dei Cesarini con la collaborazione dell'Avis e ci sto già lavorando e speriamo anche lì di portare tanti bambini insieme ai genitori, affinché poi proprio il discorso mio è sempre far sì che i genitori usciti dal momento lavorativo, da tutto l'impegno che possono avere durante la giornata, riescono a trovare in nome anche dell'Avis il momento di passare un'ora, due ore insieme ai propri figli, facendo vedere che poi siamo noi adulti più bambinoni di loro bambini. Un importante componente di questa promozione che l'Avis fa è anche quella che abbraccia le scuole, tutte le scuole fanesi. Sì, da un paio d'anni siamo riusciti a fare dei progetti proprio sistematici con tutti gli studenti che si avvicinano ai 18 anni o che hanno compiuto il 18° anno di età e in maniera stupefacente stiamo trovando grande partecipazione, grande interesse, grande coinvolgimento sul tema dello stile di vita sano e corretto e successivamente anche sul tema della donazione. Io non credevo che i ragazzi fossero così sensibili a questi problemi, invece è bello vedere come basta un'ora di intervento ma mirato che determina in loro la volontà proprio di essere partecipi di questa nostra società e quindi io credo che loro abbiano veramente tutti i titoli per diventare protagonisti della nostra realtà e meritare tutto lo spazio che veramente dovrebbero meritare. E lo sai, basta solo una chiamata. Positivo per me, una dietro l'altra mi stanno capitando delle iniziative molto importanti che ho avuto da inizio anno ad oggi, diciamo. Ho iniziato con Avis in volo, poi abbiamo proseguito con la donazione della mia classe tutta intera qualche settimana fa e proseguiremo con anche altre iniziative che avremo proprio in procinto di fare, non voglio svelare niente anche perché poi magari andrà più in là. Comunque sì, è un bel momento, ma oggi la cosa più importante è che sono qua diciamo al servizio dei donatori, perché oggi abbiamo tutti i donatori che sono qua racchiusi e io prima di tutti sono un donatore da tanti anni e questo me ne vanto perché comunque è una cosa molto importante e bellissima da fare che ti riempie già il cuore solo quello. In più essendo consigliere oggi mi sento ancora più completo perché diciamo che mi dà sempre la forza di fare queste cose, queste nuove iniziative. E niente, tutto qua, è una bella cosa. San speranza umanità.
sono particolarità in questa serata che vanno evidenziate, perché i consiglieri non sono soltanto parte attiva in questo momento, ma il loro lavoro è iniziato prima, è un lavoro preparatorio, perché ognuno di loro ha manualmente creato un dolce. Qui accanto a me c'è Luca Serfilippi, insomma, consiglio direttivo Avis, tante cariche anche pubbliche a servizio della cittadinanza. Adesso sei donatore e direttivo Avis 100%. Allora sentiamo dalla viva voce l'esperienza di mettere le mani in pasta. Allora, ci abbiamo provato due volte, perché la prima è venuta male. Però dai, anche a 16 anni facevo il dolce, e oggi per questa sera bellissima mi sono rimesso a fare i dolci e quindi è andata bene. La torta margherita è anche abbastanza semplice, quindi abbiamo ricominciato a impastare, però al posto dei tuorli ci ho messo l'albume e quindi è venuta una torta gigante, l'ho dovuta rifare, era buona anche quella. E oggi l'abbiamo fatta con la ciambella, quindi col buco nel mezzo, a forma di ciambella. Allora, scherzi a parte, noi ci permettiamo di così fare qualche battuta, perché c'è un po' di confidenza non solo con l'Avis ma anche con la tua persona. Importante però la testimonianza anche verso i giovani e tutto il mondo che ti segue anche a livello mediatico, perché il seguito ce l'hai, quindi Prodomo Avis utilizzi i mezzi. Adesso 100% volontariato, ecco, basta con tutto il resto, perlomeno per un po', ecco. Quindi bisognerà ritornare a investire sui giovani, perché abbiamo bisogno di nuovi donatori. Anche con il CSI abbiamo fatto delle campagne bellissime che hanno prodotto veramente decine e decine di donatori. E c'è una controtendenza, Fan, rispetto alle altre parti, diciamo, d'Italia, non tutte. E i ragazzi, arrivati proprio ai 18 anni, la prima cosa che vogliono fare è andare a donare. Ecco, dobbiamo continuare a investire su questa sensibilizzazione. Noi lo stiamo facendo con alcuni nostri consiglieri nelle scuole, veramente ci stiamo dando un grandissimo da fare. Io invito i nostri ascoltatori diciamo, di investire i loro nipoti oppure i loro figli ad andare a donare, perché è un gesto fondamentale che non costa niente, che anzi ti dà tanto, perché quando esci dalla donazione sai che hai aiutato qualcuno ed è la cosa più bella che ognuno di noi può dare. E ecco, quindi continuiamo a investire nelle buone cose che ognuno di noi può fare ogni giorno. Dottor Schembri, direttore sanitario dell'Avis, su tanti fronti ha, insomma, impegnato il tempo e le risorse per cercare di sensibilizzare giovani leve, ragazzi, adulti, insomma un impegno importante quello dell'Avis che l'assorbe. Sì, molto, però dà anche molte soddisfazioni, soprattutto vedere anche che molti ragazzi sono sensibili alla donazione, quindi giriamo anche nelle scuole. E poi questi incontri fanno anche capire che siamo una grande famiglia, e questa grande famiglia è aperta a tutti ed è per tutti, quindi il messaggio che lanciamo da questo è un messaggio sicuramente positivo. E poi un altro aspetto è quello serata avisana, un po' il gioco con il nome, avisana, lo stile di vita, quindi il donatore essendo controllato insomma il suo sangue dovendo essere donato a qualcuno che ha bisogno si deve dare un tono, quindi lo stile di vita è importante. E poi diciamolo, dal punto di vista medico, il donatore Avis è uno dei pazienti più controllati in assoluto, quindi la prevenzione è un cardine del donatore. Sì, esatto, infatti una frase, un motto che mi piace sempre dire è: dona sangue e ricevi salute. La salute la riceve non solo chi riceve il sangue, ma il donatore stesso, perché viene controllato. E quindi abbassa anche, diciamo, fare il donatore significa anche abbassare i propri fattori di rischio, perché vieni controllato, quindi anche da alterazioni degli esami del sangue si possono scoprire a volte preventivamente delle patologie e curarle. Quindi sicuramente non è un caso che per esempio i donatori abbiano un'aspettativa di vita più alta, e non è poco, diciamo.
al componente direttivo dell'Avis c'è un motore pulsante, quello vero, che sono i donatori. E tra i donatori ci sono donatori e donatori, e super donatori anzi. Sentiamone subito dalla viva voce uno. Giuliana, abbiamo dei numeri importanti. Importanti, lo Gasperini Orazio, che è il nostro super donatore in assoluto, perché è ancora in attività, cioè quindi ancora donerà, e ha fatto finora 217 donazioni, quindi è una cosa proprio straordinaria, perché non succede, insomma, quindi vuol dire proprio che è stato un donatore che nella sua vita donazionale ha continuato sempre con questo amore nei confronti degli altri, insomma. Quindi ecco, un esempio anche per la società, perché secondo me il donatore ha anche proprio un ruolo sociale, perché per donare devi fare uno stile di vita sano, e quindi questo ti porta comunque a essere anche di esempio nella società e nella collettività, ed è un fatto molto importante. Ecco, allora ripetiamolo questo numero perché non l'abbiamo capito bene, quanti sono? Sono 217, ma non è tanto importante il numero, è il gesto che si fa verso gli altri, perché lo si fa con amore. Ho capito, ma 217 in culla praticamente hai iniziato a donare? No, ti dirò che ho cominciato anche tardi, perché avevo 28 anni e che poi dopo sono stato sempre abbastanza frequente e quindi sono stato sempre bene, fortunatamente. E quindi va bene così. Ci ha preso gusto, insomma. Ma non è che lo fai con generosità, perché sai che purtroppo c'è gente che veramente ha bisogno. Allora si avvia a un record importante, perché insomma ancora è in una fase, insomma, della sua carriera di donatore in ascendenza. Sì, io ci provo, fin quando riesco, fin quando posso, lo faccio con piacere e con amore verso gli altri. Diamo un messaggio anche ai ragazzi, che insomma sono sempre da stimolare in queste cose. Sì, questo è molto importante. Infatti io ho portato dei ragazzi, di cui figlio di un amico mio che gioca a rugby, e gli sto dietro per portarci tutta la squadra, perché è importante. È un momento molto importante in questa giornata dedicata al donatore, è l'attribuzione di un premio al quale la sezione Avis di Fano tiene particolarmente. Il premio Goccia della Fortuna, che quest'anno viene attribuito a Giulia Tonelli. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. E non so leggere, vienimi a prendere. Mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi vien da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi. Il cuore pieno di battiti. E gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense, tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini,
resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho un mantello fatto di stracci. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Attribuzione di un premio importante, perché l'Avis è una parte attiva nella vostra famiglia sicuramente. Senz'altro, e quindi Cristina ci ha insegnato che donare è la cosa più bella che possa esistere al mondo e quindi abbiamo seguito il suo esempio, le sue orme. Ecco, c'è un linguaggio che non passa attraverso l'espressione, è un linguaggio che passa attraverso il cuore e attraverso le parole, e lei è sicuramente maestra in questo. Senz'altro, è che lei dice il silenzio, cioè dice dentro di me non esiste nessun silenzio, solo quello che esce dalle mie labbra, però lei ha un cuore grandissimo e riesce a trasmettere queste sue forti emozioni. Giulia, insomma, entri a far parte di una famiglia che, come puoi ben vedere, oltre a essere insomma socialmente utili, altruisti, sono anche dei buon temponi, si divertono anche. È vero, giusto così. È giusto così, donare in allegria. Esatto, sono d'accordo, perché tanto in una famiglia si deve andare d'accordo, e anche donare è un gesto che, come dire, aiuta il prossimo. Certo, come mai ti sei avvicinata alla donazione? Che cos'è stato che ti ha fatto così spingere in avanti questa volontà? Allora, ho deciso di donare perché è un dono che volevo fare da tempo, e poi il mio desiderio era aiutare il prossimo, e quindi è un gesto che veniva dal cuore. Ecco, allora Giuliana, semplici parole ma estremamente significative. Senza ombra di dubbio. Sì, le stesse infatti con le quali abbiamo convinto tanti altri ragazzi nelle scuole quest'anno. E come dicevo prima, nell'apertura del discorso, abbiamo avuto un aumento di oltre il 48% di giovani alla prima donazione. E quindi questo è un fatto molto importante, perché per la donazione te sai che ci sono delle fasce di età, quindi entrare da giovani, sappiamo quindi che questo, se tutto va bene, è un bel serbatoio per chi ha bisogno insomma di sangue. E poi oltretutto è un buon esempio nei confronti anche dei compagni, e anche questo risvolto che ha nella società. Ecco, allora Giulia, ti strappiamo una promessa, ecco. Devi fare proseliti tra i tuoi coetanei. Va bene, ci sto. Vediamo. E un altro donatore immarcescibile, possiamo dire, Elmo Santini. Allora, facciamo vedere a favore di camera
il tagliandino che stringi. Sì, è la più grande soddisfazione, perché alla mia età, aver superato i 65 anni e ancora poter donare, grazie a Dio, significa che ci sta bene e ti fa sentire giovane. Questo è anche merito dell'Avis. Sì, l'Avis riesce a far sentire giovani, dare la carica, dare la vita, sapendo che con una donazione si salvano due vite, e ci dà il motivo in più per continuare a donare. C'è bisogno di sangue, doniamo e con piacere. In compagnia del neoeletto sindaco, allora Massimo Seri, ho due domande, una al sindaco e l'altra al donatore. Da dove iniziamo? Decida lei. Dal donatore. Dal donatore, oggi partiamo dal donatore. Allora, una giornata importante questa qui del, insomma, del donatore, perché vuole sottolineare l'importanza vicendevole del donatore e dell'Avis, ambedue. Sì, intanto Avis, ovviamente parlare, per me parlare di Avis è parlare del cuore, perché è l'associazione a cui penso di aver dato tanto, è un'associazione straordinaria, ma soprattutto fa un lavoro straordinario, cioè quello di valorizzare e sensibilizzare il tema della donazione, perché non dobbiamo mai dimenticare che chi dona fa un gesto di straordinaria umanità, un gesto di alto valore civile e un atto di grande solidarietà. Perché donare, e non dobbiamo mai dimenticare che il sangue è l'unico farmaco non riproducibile in laboratorio. E allora quando si ha bisogno di sangue ci deve essere un donatore che offre il suo sangue. Ecco, solo per questo è qualcosa di straordinario, un atto di grande generosità, e non dimentichiamo che è un gesto fatto in modo anonimo. Uno non mette la firma quando fa questo gesto, è volontario ed è gratuito. Quindi ci sono tanti valori in un gesto straordinario. E non è un caso che il primo giorno da sindaco ho deciso di fare questo gesto, andare a donare, perché volevo anche come sindaco dare un messaggio alla città che aveva una duplice valenza, una per aiutare Avis in quello che fa, ma soprattutto anche per lanciare un messaggio, perché io penso che chi svolge il ruolo da sindaco svolga un servizio, quindi un servizio per gli altri, per le persone che ti hanno chiesto di rappresentarle. Ecco. E con tanta modestia io cercherò di fare questo. Allora, la domanda al sindaco è questa, visto che al donatore già l'abbiamo fatta: la valenza per una città come Fano di associazioni come Avis a servizio della cittadinanza ma della collettività, il valore per un sindaco gestire, poter gestire una risorsa come questa? Ma le associazioni sono un valore aggiunto per una città, io lo definisco un capitale straordinario. E mi sento anche orgoglioso di essere sindaco di una città che ha tante associazioni che operano e fanno tantissime cose anche in modo sussidiario, alcune volte sostituendosi anche all'ente pubblico. Quindi penso anche che un'amministrazione debba essere sensibile alle attività che svolgono, di essere sensibile e attento ai tanti volontari che ci sono. E proprio per questo io ho un'idea. Vorrei organizzare, cioè dico vorrei, ma sono sindaco, ora lo posso fare, vorrei dedicare una giornata all'anno che vorrei chiamare un po' una giornata del ringraziamento, dove l'amministrazione una giornata all'anno ringrazia tutte quelle persone a nome della città che fanno qualcosa per gli altri, lo fanno in modo volontario e in modo gratuito. Ecco, io penso perché questo sia anche un riconoscimento e sia anche in qualche modo un qualcosa che è il premio che uno ha. Io parlo anche da volontario, l'ho fatto tante volte. Ecco, la soddisfazione molte volte è proprio questo, sentire che qualcuno ti esprime gratitudine per quello che tu hai fatto. E allora un sindaco, una città, penso che almeno una volta all'anno possa dire grazie a tutti quei volontari che fanno qualcosa per gli altri in cambio di niente. Ecco, questo è qualcosa di bello, è un modo anche per raccontare delle storie positive. Ne vediamo tante negative, allora trasmettiamo anche dei messaggi positivi. Allora, quindi serate come questa di Avis, ma tante serate che ci sono organizzate dalle tante associazioni che sono nella città, sono tante belle storie e sono tanti bei messaggi positivi. Allora Miccioli, possiamo fare una battuta? È stato uno scontro all'ultimo sangue? Bella, mi è piaciuta questa battuta, molto bella. Sì, diciamo è stato molto impegnativo, adesso però ci rilassiamo giustamente
è stato un periodo insomma duro sicuramente, però insomma queste sono occasioni dove fa sempre piacere essere presenti. Io da anni che sono donatore, magari ne ho, diciamo in modo più silenzioso probabilmente, però c'è bisogno anche di chi dona giustamente e fa massa critica da questo punto di vista, e ci vuole anche chi magari, ecco, comunque sia anche in modo più pubblico, più aperto, faccia conoscere l'importanza dell'Avis. Quindi ecco, tutte e due insomma le parti sono molto importanti. Ecco, è un donatore e quindi insomma crede in una funzione sociale anche della donazione come valore aggiunto. A Fano c'è una bella realtà, dobbiamo anche essere promotori di cose positive che la città di Fano ha. No, questo sicuramente. Io quando ho iniziato a donare sangue, insomma, c'era un certo numero di persone, poi informandomi anno dopo anno passavano sempre più persone all'interno dell'Avis, sempre più donazioni. Penso che sia stato un bel segnale, e questo penso che anche faccia sentire tutti i donatori parte di un gruppo, di un gruppo di persone che fanno molto per la città e non solo, chiaramente. Quindi ecco, è un bellissimo segno anche di, insomma, di appartenenza civica alla propria città, insomma una comunità che cresce sempre di più. Allora, due battute in chiusura di serata per questa serata avisana, le facciamo con Andrea. Allora, motore organizzativo importante per chiudere un momento così importante come quello della giornata avisana. Sì, effettivamente questa è la festa più importante per Avis Fano, è stata coronata da una cornice di pubblico stupenda, il premio è stato il premio dell'anima e quindi il sentimento ha prevalso su tutto il resto, e sono queste feste che ci danno la forza per continuare. Bene, grazie, noi siamo veramente agli sgoccioli, ringraziamo Andrea, vi abbiamo voluto dare uno spaccato del mondo Avis e una vita Avis e una vita sana, giustamente come la serata avisana.